Salentino che si fa sui bicchierini dell'Alto Salento, dell'Alto Salento, per cui cominciamo bisogna... a confondere le acque del mare, perché il maestro tra un po', dopo che ha finito di accordare, farà dei saltelli tra i bicchieri cercando di far trasportare il limite del bicchiere di sinistra in quello di destra, quella di destra, quella della sinistra, quella di destra e quella di sinistra. Come si chiama questo ballo tradizionale? Gel Baker. No, cambia da pomeriggio a pomeriggio, perché noi musicisti, insomma, almeno quelle che suonano, non è proprio l'orario giusto questo nostro tradizionale. Quest'ora noi facciamo altre cose, insomma, almeno quelle che suonano. Che fate a questo ru? Quello che si può dire? No, si fa altre cose, si prova, insomma, si ragiona per la sera, uno si prepara una camicia per la serata che deve fare, proprio a pomeriggio di domenica, a questa maniera... è difficile che si suona, no? Poi invece si è messo anche il tempo, che è una bella giornata, per carità, però con un sole forte, madonna, programma. Quindi mo il vino è finito, sinistra, destra, destra e sinistra, tanto ormai non si capisce più niente. Quello che vedete lì è un liquore di melograno. Melograno. Oltre ad esserci il melograno, non c'è neanche... di melograno, c'è anche il liquore di melograno, quindi approfittate. Lei ci dice quando dobbiamo cominciare, che non comincia. No, veramente. La salute dell'altro. No, che la salute dell'altro. Perché voi siete già pronti? Siete già pronti? È difficile. Siete pronti? Questo liquore a noi ci aggranola. Brindisi facciamo a tutta la comunità di Maranola. Un po' difficile, però c'è il grano, la bella che come il grano. C'è il grano tanto. Allora, e con queste parole si è presentato uno dei musicisti simbolo della rinascita di interesse verso diversi generi musicali, perché il maestro Mimmo Epifani è uno dei più grandi virtuosi di mandolino e mandola d'Italia. Posso dire che anche di San Vito dei Normanni, località da dove viene un famoso ballo, una pizzica, la pizzica di San Vito, quindi una piccola comunità che ha dato tanto alla musica tradizionale in Italia. Questa sua esperienza viene da quella che era la scuola tradizionale. Qual è la scuola tradizionale degli strumenti a plettro o ad arco in Italia? Qual è stata? Dove si andava ad imparare a suonare questi strumenti? Dal barbiere. Lì abbiamo un musicista barbiere molto importante di Maranola, quindi, che ci può confermare questa tradizione. Il maestro sta lì adesso ad ascoltarci. Dicevo, quest'arte viene dalle barberie, ma ovviamente poi è stata affinata e trasformata dal maestro Epifani in vari modi, in varie occasioni e attraverso varie esperienze. Una importante è stata quella con Matteo Salvatore. Non so se tutti avete memoria di questo grande artista pugliese di Apricena, in provincia di Foggia, che negli anni 70 soprattutto ha avuto una grande 60-70 ha avuto una grande eco in Italia. Noi abbiamo avuto modo di collaborare con lui. Mimmo è stato, possiamo dire, un suo allievo. Sì. Siamo sempre allievi di tutto il mondo. Siamo sempre un suo allievo. Comunque ha avuto un rapporto di amicizia molto intenso. Abbiamo fatto dei viaggi insieme, ho suonato insieme, mi ha insegnato delle cose, mi ha detto anche delle cose che adesso non sto a dirvi, perché insomma, ecco, tutta una volta, proprio piano piano, durante, ecco. E noi in occasione della quarta edizione di Alberi di Canto abbiamo deciso di dedicare un albero da parte di Mimmo Epifani a Matteo Salvatore, ed è un albero di melograno che sta già qui nel campo, per cui appena finito questo piccolo concerto andremo lì simbolicamente per fare un atto rituale che facciamo sempre, e cioè per partecipare alla condivisione di questa piantumazione, in questo caso di questa dedica. Ognuno porta una piccola pietra e la poggia vicino alla base dell'albero, in modo che un significato di presenza, come si faceva anticamente nei rituali, nelle processioni, anche qui
che uno faceva tutta la processione a piedi per arrivare su al santo che sta in montagna, spesso con una piccola pietra in mezzo ai denti, e poi la lasciava lì alla base della statua del santo. Noi facciamo la stessa cosa con gli alberi qui, una piccola pietra come segno appunto di una nostra presenza. Questo piccolo concerto, il maestro Mimmo Epifani spazia in vari generi, questo piccolo concerto è dedicato proprio a Matteo Salvatore, quindi abbiamo chiesto a lui un programma specifico su Matteo Salvatore. Ad accompagnare questo concerto abbiamo alla chitarra Carmelo Cacciola, siciliano, componente del gruppo Una Vantaluna, validissimo musicista, che in questa occasione farà da spalla, si può dire da spalla? Cioè, diciamo che è successo tutto ieri sera tardi, che lui voleva un passaggio, dice io devo andare a Manano in una festa importante, veramente, ho detto. E chi suona lì? Devo suonare io, e ti porto io. Allora io gli ho dato un passaggio qui, l'ho accompagnato, ho detto visto che io ti ho accompagnato qui, tu la macchina ce l'hai? Ho detto no, c'ho la moto, gli ho detto no, con la moto c'ho paura, insomma. Quindi, allora io l'ho accompagnato qui e lui adesso mi accompagna con la chitarra. Questo è stato tutto. Però in realtà un applauso per omaggio a Matteo Salvatore. Popolo del paese, sentite, per opera di sua maestà l'eccellente, lo padre, lo forbiere, lo capitano della provincia di Brindisi, di Taranto, di Lecce e di Foggia, gli è proibita a pescià faccia le parite. Hanno fatto un ricorso all'ufficio potestà. L'ufficio potestà l'ha detto all'assessore delle guardie. L'assessore delle guardie l'ha detto allo capoguardia. Lo capoguardia l'ha detto alla guardia. L'uguardia l'ha detto alla viceguardia. L'uviceguardia l'ha detto allo capo scopatore. Lo capo scopatore l'ha detto allo scopatore. Lo scopatore l'ha detto all'ufficio scopatore. L'ufficio scopatore me l'ha detto a me. E io ve lo dico a voi. Se no passano le carabiniere, vi tagliano la cap e vi fanno morire. Ci avete capisciuto? Avete capisciuto? Se non ci avete capisciuto? Sono... Cazzi questi! Rapta ponze ponze pampa paraba ponze ponze pampa paraba. Quindi siccome siamo in due, ogni tanto quando ve lo diciamo noi dovete fare il coro insieme a noi, se no passano le carabiniere, vi tagliano la cape e vi fanno morire. Quindi paraba da ponze ponze pampa paraba da ponze ponze paraba da ponze. E si è sposato lo russo e si è pigliata la rossa. E si è sposato lo russo e si è pigliata la rossa. E con una botta di tosse ha fatto lo figlio con la capa rossa. E con una botta di tosse ha fatto lo figlio con la capa rossa. Bravara ponze ponze pom, bravara ponze ponze pom, bravara ponze ponze pom. Ci io non tengo niente, mi mangio la polenta. Ci io non tengo niente, mi mangio la polenta. Mi mangio la polenta, prima ma botta e poi m'allenta. Mi mangio la polenta, prima ma botta e poi m'allenta. Brava da ponze, ponze, pompa, brava ponze, brava ponze, ponze, brava ponze, ponze. Bravo Carmelo, bravo Carmelo. Bravo, sei parato bella? Il passaggio. Aspetta ciuccio mia, quando arriva la paglia nuova. Aspetta ciuccio mia, quando arriva la paglia nuova. A voglia tu arraggia, quando paglia non ce ne sta. A voglia tu arraggia, quando paglia non ce ne sta. Brava da ponze, ponze, pampa, brava ponze, ponze, pampa, brava ponze, ponze, pampa. Aria allo mare, farina allo mulinare. Ci pecherà si fa, lulu passerà da magna. Ci pecherà si fa, lulu passerà da magna. Brava da ponte, ponte, pampa, brava ponte, ponte, brava ponte, ponte, pampa, brava ponte, ponte. Quando si zappa e quando si puta, cioè quando si zappa, quando si puta, non tegne ziene, non tegne nepute, non c'ho né ziene né nepute. Quando si tratta di vigne mia, zie di qua, nipote di là. Quando si tratta di vigne mia, zie di qua, nipote di là. Brava da ponze, ponze, pampa, ponze, ponze, pampa, ponze, ponze, pampa, ponze, ponze.
Questa è una cosa tipica del sud che Matteo mi ha insegnato. Quando c'erano le masserie, il caldo forte come oggi, lavoro non ce n'era. Allora la mamma vedeva questo figlio sempre buttato in terra, e il figlio: mamma, mamma, sono lunghe le ore. E diceva la mamma: sono lunghe le ore, che devo fare? Chiappa le mosche sotto al sole. Chiappa le mosche. Ci lo tempo non vuole passare, una volta ingappata, falla volare. Ci lo tempo non vuole passare, una volta ingappata, falla volare. Parabarabunze, punze, pampa, parabarabunze, punze, pampa, parabarabunze, punze, pampa, parabarabunze, punze, pampa, parabarabunze, punze. Grazie, grazie. Io sono lusingato di come mi ha chiamato Erasmo maestro, ma io in realtà sono uno del, che ecco, porto, no, che bidello, manco, cioè, vice scopatore, capitolo vice scopatore, portiamo in giro, portiamo con le mani, il maestro sta in cielo, è quello che comanda e quello che ci dice no che dobbiamo fare. Io insomma sono un semplice insomma esecutore, che ho studiato con Matteo Salvatore, perché ho fatto dei concerti con lui, con Erasmo pure ho studiato e studio ancora, e lo devo studiare anche bene, perché insomma va studiato un per, cioè. Allora, insomma, Matteo Salvatore cantava queste cose del suo paese, della storia, era un cantastorio, insomma, lo stesso come serio, veramente cantava delle cose, poi si è adeguato anche un po' a cantare delle canzoni, delle storielle un po', perché girava, insomma. Ecco, questa è una storia che lui ha raccontato di una ragazza del suo paese che era avvenente, quindi quando una ragazza, insomma, si vestiva un po' in maniera particolare, subito dopo la guerra, le persone pensavano che era una poco di buono, insomma, che aveva i capelli lunghi, insomma, e questa è la storia della Petto Tunno. Petto Tunno, che sarebbe il seno rotondo. Insomma, io spiego in italiano perché c'è qualche straniero. In inglese come dici? Petto Tunno. Okay, gest. Anche in inglese. Petto Tunno mia, mi fai alla pacia, alla Petto Tunno, chi te l'ha fatto fa? Alla Petto Tunno, chi te l'ha fatto fa? Chi te l'ha fatto fa? Vagantia putiva stai. Alla Petto Tunno, chi te l'ha fatto fa? Alla Petto Tunno, chi te l'ha fatto fa? T'ha fatto la vesta gialla con le soldi dello marasciallo. E alla Petto Tunno, chi te l'ha fatta fa? E alla Petto Tunno, chi te l'ha fatta fa? T'ha fatto la vesta rossa quando cammini mi fai la mossa. E alla Petto Tunno, chi te l'ha fatta fa? Alla Petto Tunno, chi te l'ha fatta fa? Che puerta in pietta, non so menne ma so saietta. E alla Petto Tunno, chi me l'ha fatta fa? E alla Petto Tunno, chi me l'ha fatta fa? Un creta alla meta ti faceva una segreta. E alla Petto Tunno, chi te l'ha fatto fa? E alla Petto Tunno, chi te l'ha fatto fa? Dammi se lo vedo in faccia con ta moglie che la tua faccia. E alla Petto Tunno, chi te l'ha fatto fa? Alla Petto Tunno, chi te l'ha fatto fa? Tutto che porti sotto, non rubinetto dell'acqua d'otta. E alla Petto Tunno, chi te l'ha fatta fa? Alla Petto Tunno, chi te l'ha fatta fa? Te ne aiuto a aprire cine, so studiato le lampadine. E alla Petto Tunno, chi te l'ha fatta fa? E alla Petto Tunno, chi te l'ha fatta fa?
Si arrivata a San Severo, si sono studiata lì cannella e alla petto tune, chi te l'ha fatta fa? Alla petto tune, chi te l'ha fatta fa? E qua arriva poi la storia tragica, insomma, delle storie dei paesi. E con un'anchianata di trena, pettutuna scette prena, e alla pettutuna, chi te l'ha fatta fa? E alla pettutuna, chi te l'ha fatta fa? Pettutuna è affigliata, lungatura l'hanno sconnuta, alla pettutuna, chi te l'ha fatta fa? Alla pettutuna. L'hanno sconnuto dentro la triratura, c'eva chiedere, eva prena la mamma, la figlia pure, alla petto tune, chi te l'ha fatto fa? Alla petto tune, chi te l'ha fatto fa? Voi non mi cimentate, io sono tanta sfortunata, alla petto tune, chi te l'ha fatto fa? Alla petto tune, chi te l'ha fatto fa? Alla petto tune, chi te l'ha fatto fa? Un brano che non faceva Matteo, però Matteo mi ha detto di farlo nell'intermezzo, se lo dice quando fa una canzone, insomma, anche la gente. Carmelo mi ha accompagnato benissimo la chitarra, un applauso quindi a Carmelo. È più difficile suonare in due che in 3-4, perché in 3-4 diciamo vabbè, tanto che ha sbagliato quell'altro, quella, due siamo, sbaglia uno, sbaglia un altro, questo, insomma. Poi col pubblico qua vicino a quella maniera, insomma, è più, ancora più difficile. Quando tu stai su un palco alto, magari non ti vede, te ne scappa, qua dove andiamo? Dove siamo qua? Se sbagliamo qua. Però la fortuna mia, non per qualche cosa, voi siete un pubblico bellissimo, meraviglioso, non mi esco le parole, sono emozionato, scusate. Facciamo un applauso a loro, bravo, siete un... La cosa forte è che noi abbiamo dei fans che ci seguono sempre, pure quando non suoniamo, oltre che i fans ci inseguono anche la polizia, i carabinieri, insomma, quelli della banca. E volevo fare un applauso al mio amico Iseno D'Ambullani, che è venuto da Giglianello, la comunità delle Cicuriane di Giglianello, Black, il dottor Zampa, tutte. Andiamo a Mi Maggiore. Dovete sapere che alla barberia, quando abbiamo imparato a suonare,
cioè venivano anche gente di straniera, perché vicino al mio paese stava la base NATO, una base missilistica americana, e venivano gli inglesi che americani, insomma, si tagliavano i capelli e la barba, vedevano gli strumenti e cominciavano a suonare. Il mio maestro, quando sentiva questi suonare, diceva: no, guardate, quello diceva: I play the guitar, so, ho capito, sono quello, cominciava a suonare. Alla fine poi disse a me un inglese: dice, perché tuo maestro non vuole che io suoni? Io ci sei messo questa tic, no, oh, ci stanno qua a suonare maggiore e minore, basta, inutile che vanno diminuite, settimo, diminutivo, re maggiore e re minore, ma se cominciano a fare un altro accordo, un po' una cosa diversa, che non si capisce che a me in americano sta o re maggiore o re minore, ah, basta, se no non facciamo cosa. Quindi io con Carmelo facciamo il maggiore, si settimo, basta, massimo la maggiore, possiamo fare la maggiore, sì. Fino a un certo punto. Questa è un'altra canzone di Matteo, che lui era avanti, scriveva delle cose 30 anni fa. Una canzone molto attuale. Si sta male sotto sta terra. Si sta male sopra sta terra, poca pace e tanta guerra, poca pace e tanta guerra, iatte cane noi parima, frate e sore invece sima, iatte cane noi parima, frate e sore invece sima. Un cielo da
Poi è arrivata alla via della masseria. Quando è arrivata alla masseria dice: Nenne, dammi un bacio, se non mi muore. Dammi un bacio, se non mi muore. Lei risponde: Tu mi hai tenuto in groppa e non mi hai fatto niente. Ah. Tu mi hai tenuto in groppa e non mi hai fatto niente. Vieni per un'altra volta, vieni per un'altra volta, mi dici licenze. Cioè quello praticamente era stato educato, se l'ha portato a cavallo non ci ha fatto niente, quello si è arrabbiato, dice come ma portato sopra la cavata non mi ha fatto niente, e mo che vuoi il bacio, oh, qui sopra, no, la prossima volta mi devi sensi. E tu possa girare come gira un sole, e tu possa girare come gira un sole, da dove trova, trova, a dove trova, trova,